Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Sorelle e fratelli carissimi, tantissimi auguri di Santa Pasqua, di vera risurrezione a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutte le persone che portate nel cuore. Siamo giunti alla seconda domenica di Pasqua, l'ottava di Pasqua, che da sempre viene definita Domenica in Albis, perché in questa domenica i catecumeni che erano stati battezzati la notte di Pasqua e avevano ricevuto la veste bianca, lasciavano appunto la veste bianca e tornavano a vestire con gli abiti di tutti i giorni. Dal 1992 poi, questa domenica, da San Giovanni Paolo II, è stata dedicata anche alla Divina Misericordia, tenendo conto delle rivelazioni che il Signore Gesù aveva fatto a Suor Faustina nel 1931 in Polonia. Questo Vangelo che oggi abbiamo ascoltato parte dal pomeriggio di Pasqua e arriva proprio all'ottavo giorno. Parte con la comunità nella quale manca Tommaso e termina con la stessa comunità in cui però Tommaso è presente. Per questo motivo la buona novella vi raggiunge da una delle sale della curia in cui c'è una vetrata dedicata proprio al nostro patrono e protettore San Tommaso, di cui noi nella cattedrale di Ortona custodiamo gelosamente le reliquie. Come spesso capita, il Vangelo ci dà un'indicazione di tempo, la sera di quello stesso giorno, e un'indicazione di spazio. Si trovavano nella sala al piano superiore, lì dove c'era stata l'ultima cena, e ci viene detto anche il motivo per cui i discepoli erano lì, per paura dei giudei. Perché i discepoli avevano paura?
perché pur avendo ascoltato la Maddalena e le altre donne che dicevano di aver visto Gesù risorto, pur avendo ascoltato la testimonianza di Pietro e Giovanni che con Maria Maddalena erano andati al sepolcro, così come ci ha raccontato lo stesso Giovanni nel Vangelo del mattino di Pasqua, essi ancora non avevano incontrato il risorto, ancora non avevano fatto esperienza della presenza nuova di Gesù risorto in mezzo a loro. E quindi erano vinti dalla paura, la paura dei giudei. I giudei non erano gli appartenenti al popolo di Israele e nemmeno semplicemente gli abitanti della Giudea. Nel Vangelo di Giovanni, con il termine giudei, si indica coloro che erano contrari a Gesù e al suo Vangelo, coloro che lo avevano combattuto, che avevano lottato contro il mondo nuovo, la Chiesa nuova che Gesù voleva impostare, contro l'idea di uomo nuovo che Gesù andava predicando. La paura di quella prima comunità di credenti è una costante che si ripete continuamente nella storia della Chiesa. Nel corso dei secoli, infatti, più volte la Chiesa ha avuto paura. Ha avuto paura di chi la circondava, perché non sempre il suo messaggio veniva accolto, soprattutto in questi nostri giorni. Il messaggio di Gesù che la Chiesa propone trova forti ostacoli, perché il messaggio che Gesù propone sull'amore e sulla sessualità, sulla famiglia e sulla vita, sul lavoro e sull'ecologia integrale, sulla pace e sul disarmo, non è facile che vengano accettati, perché Gesù chiede tutto, non si accontenta di un'adesione superficiale o parziale. Ma precedentemente, nel corso dei secoli, la Chiesa ha avuto paura, a volte della scienza e delle sue scoperte, a volte ha avuto paura della democrazia che è arrivata come nuova forma di governo e di vita, a volte ha avuto paura della libertà di coscienza, della libertà religiosa, a volte ha avuto paura addirittura degli studi biblici e degli studi archeologici che mettevano in crisi un certo fondamentalismo biblico legato alla lettera del testo sacro. Ma la Chiesa non si è fermata alla paura. La Chiesa, con il dono dello Spirito che Gesù ha fatto proprio il giorno di Pasqua, come abbiamo ascoltato, è stata sempre capace di aprire le sue porte, di integrare nella sua storia, nella sua vita comunitaria, tutto quello che la storia, che la realtà proponeva, per inserire in essa la volontà del Signore, il germe della vita nuova che Gesù è venuto a portarci. Insomma, la Chiesa, nonostante tutto, è riuscita sempre ad essere lievito che fermenta la massa, sale che insaporisce tutto il suo contorno, luce che illumina tutto ciò che la circonda. La Chiesa è stata voluta da Gesù fin dal primo momento Chiesa in uscita, come direbbe Papa Francesco, Chiesa orientata verso gli altri. Se la Chiesa non esce, se la Chiesa non va verso gli altri, sta tradendo la missione che Gesù le ha affidato il pomeriggio della Pasqua. Ma perché questo possa accadere, davvero abbiamo bisogno di incontrare il Signore che sta in mezzo a noi e davvero abbiamo bisogno del dono del suo Spirito. Gesù, ci ha detto il testo del Vangelo, soffiò. È un gesto che solo tre volte in tutta la Sacra Scrittura viene presentato. Viene presentato nel momento della creazione, quando Dio soffia su Adamo dandogli la vita.
viene presentato nel libro del profeta Ezechiele, quando nella visione delle ossa aride che giacevano in mezzo a un'immensa pianura, il Signore soffia lo spirito e queste ossa tornano a vivere. E in questa pagina, quando nel giorno della resurrezione Gesù soffia sui suoi discepoli lo Spirito Santo, perché essi ne possano essere colmi e con la sua grazia, con il suo aiuto, possano essere annunciatori e testimoni della vittoria sul peccato e sulla morte che Gesù aveva realizzato, della vittoria sulla morte che ha sconfitto l'inquietudine più grande che gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo hanno sempre avuto e hanno ancora nel loro cuore. Però quel giorno Tommaso non c'era. Quando Gesù fa gioire il cuore dei discepoli con la sua presenza, Tommaso è assente. Non vede Gesù che sta in mezzo e non ascolta il mandato che Gesù dà ai suoi amici apostoli come lui. Tommaso quel giorno era fuori. Il Vangelo non ci dice per quale motivo, se aveva avuto qualche discussione con gli apostoli o se, essendo più coraggioso, continuava a stare in mezzo alla popolazione senza nascondersi, senza chiudersi dentro la sala al piano superiore, o se c'è un altro motivo. Il Vangelo non ce lo dice. Sta di fatto però che Tommaso non aveva abbandonato la comunità ed infatti l'ottavo giorno Tommaso è insieme alla comunità quando Gesù nuovamente appare. Tommaso è presentato con più evidenza nel Vangelo di Giovanni. Questa pagina è la terza volta nella quale Tommaso ci viene presentato come uno dei dodici e ci viene detto che si chiama Didimo, che è la traduzione greca del nome ebraico Tommaso e che significa gemello. Alcuni dicono che era questo il suo nome perché assomigliava moltissimo a Gesù. Altri, in modo simbolico, affermano che Tommaso è gemello di ciascuno di noi. La sua storia, infatti, è la nostra storia, le sue difficoltà sono le nostre difficoltà, perché anche se il Vangelo di Giovanni ci dice che Tommaso è stato l'unico a dubitare della risurrezione, noi sappiamo dagli altri Vangeli che tutti gli apostoli hanno avuto questa difficoltà, che tutti gli apostoli hanno avuto il problema del credere in Gesù risorto. Infatti, nel Vangelo di Marco, Gesù rimprovera i discepoli perché non avevano creduto all'annuncio delle donne, testimoni della risurrezione. Nel Vangelo di Luca, Gesù interroga i discepoli e dice: «Perché avete ancora dubbi nel vostro cuore?» E Matteo, nel suo Vangelo, addirittura quando Gesù appare in Galilea, quindi molto tempo dopo la resurrezione, annota che molti ancora dubitavano. Quindi la difficoltà del credere è di tutti ed è anche la nostra oggi. Per questo Tommaso è nostro gemello, per questo in lui e nella sua storia ci possiamo riconoscere, ma non soltanto nel dubitare, anche per come poi la storia è andata avanti. Tommaso non ha lasciato la comunità. Tommaso non se n'è andato per fatti suoi. Tommaso, pur essendosi staccato un attimo dalla comunità, poi è tornato in comunità. Questo può accadere a tutti, a volte per una crisi di fede, a volte per un litigio con il parroco o con il vescovo, a volte perché ci sono stati degli scandali che hanno messo in discussione
tutta la nostra appartenenza e la nostra fede, i motivi che ci portano ad una pausa di riflessione nei confronti della Chiesa e a volte di Cristo stesso possono essere molteplici, ma la soluzione di questi motivi è restare nella comunità, è rimanere in mezzo ad essa perché in essa si rifà l'esperienza di Gesù risorto che sta in mezzo e che ci parla donandoci la sua pace e che ci dona anche lo Spirito, perché noi possiamo andare in missione, perché noi possiamo rimettere i peccati cancellandoli dal mondo. Certamente, come ci insegna il Concilio di Trento, questo fa riferimento al sacramento della penitenza, al sacramento della riconciliazione. In questa frase la Chiesa ha sempre visto il fondamento della possibilità di rimettere i peccati, ma in senso più generale, più inclusivo, questa è la grande responsabilità che il Signore Gesù risorto affida a tutta la comunità ecclesiale, a tutta la comunità dei discepoli, tutti quanti, in forza del nostro battesimo, in forza del dono dello Spirito, in forza del segno del crisma che abbiamo ricevuto, siamo chiamati a scacciare il peccato dal mondo, cioè ad orientare il mondo secondo il progetto di Dio, secondo il disegno di Gesù, che è un disegno d'amore, un disegno di vita, un disegno di benedizione. Gesù prende sul serio il dubbio di Tommaso, così come prende sul serio anche i nostri dubbi e le nostre difficoltà. A Tommaso Gesù dice: «Vieni, Tommaso, volevi vedere? Volevi verificare con le tue mani? Volevi mettere le tue dita nella ferita delle mie mani, dei miei piedi, del mio costato, del mio fianco? Vieni a farlo». Il Vangelo non ci dice se Tommaso fa questo gesto. Mi piace pensare che non lo abbia fatto. Mi piace pensare che Tommaso sia caduto in ginocchio, anche pesantemente, e che abbia potuto dire quella bellissima professione di fede che la pagina del Vangelo di Giovanni ci ha consegnato: «Mio Signore e mio Dio». Tommaso è partito in ritardo rispetto agli altri suoi compagni di viaggio, però è stato il primo a riconoscere in Gesù la divinità, l'essere figlio di Dio. Lo chiama Signore, lo chiama mio Dio. E lo chiama così in un'epoca in cui era l'imperatore di Roma che si faceva chiamare Signore e Dio. Tommaso con questa professione rimette a fuoco colui nel quale dobbiamo credere, chi è l'unico ad avere la possibilità di essere Signore della nostra vita e Dio della nostra esistenza: Gesù di Nazareth, figlio di Dio. Ma a lui Gesù dice: «Tommaso, tu hai veduto e perciò hai creduto. Beati coloro che non hanno veduto, ma che credono». Questa è una beatitudine, non un rimprovero, una beatitudine che dobbiamo fare nostra. Siamo noi quelli che non hanno potuto vedere, perché non vivevamo 2000 anni fa nella Palestina, viviamo oggi qui. Non abbiamo potuto incontrarci fisicamente con Gesù, con il Figlio di Dio incarnato sulla terra, con Gesù di Nazareth. Noi dobbiamo credere senza vedere. Dobbiamo credere riconoscendo Gesù presente nella sua parola, riconoscendo Gesù presente nell'Eucarestia e negli altri sacramenti, riconoscendo Gesù presente nella comunità, perché dove due o più sono riuniti nel suo nome, Gesù è presente in mezzo.
E allora, insieme con Tommaso, dobbiamo diventare annunciatori e testimoni di tutto questo, continuare a far vedere la presenza di Gesù attraverso le mani e attraverso il costato. Cosa significa questo? Perché Gesù non ha mostrato il volto dal quale noi normalmente riconosciamo le persone, ma le mani e il costato? Perché le mani di Dio, come dice il Vecchio Testamento, compiono meraviglie. Le mani di Gesù, come dice il Vangelo di Marco, compiono prodigi. Lo sappiamo che Gesù con le sue mani ha aperto gli occhi ai ciechi, ha aperto le orecchie ai sordi, ha sciolto la lingua dei muti, ha fatto camminare gli storpi, ha mondato i lebbrosi e ha rialzato la figlia di Gairo e il figlio della vedova di Nain, ridando loro vita nuova. Questo devono fare anche le nostre mani, devono diventare strumento delle mani di Gesù all'opera attraverso di noi oggi. E il cuore trafitto dalla lancia dal quale sgorgò sangue ed acqua, simbolo dello Spirito Santo e dei sacramenti della Chiesa, deve esprimere un amore incondizionato, totale, assoluto, definitivo, quello di Gesù sulla croce, ma anche quello che Gesù vuole mostrare attraverso la nostra vita, sempre più capace di amare e di amare in modo disinteressato, incondizionato, definitivo. Così altri segni dell'amore di Dio potranno essere aggiunti a quelli che Giovanni ha scritto nel suo Vangelo e agli altri che egli non ha scritto ma che sono stati compiuti. Ancora oggi è tempo di meraviglie di Dio, ancora oggi è tempo di prodigi d'amore che il Signore vuole realizzare attraverso di noi. Diventiamo il suo cuore, diventiamo le sue mani. E ancora auguri a tutti.